mesi dopo torniamo al Big Car di Rozzano e 2 mesi dopo ancora una volta video a tema go-kart. Se nel primo episodio, se possiamo chiamarlo così, abbiamo fatto una gara con i 2,70 e con i 3,90, a sto giro, causa Endurance che si è svolta proprio sul circuito milanese, sfruttiamo i 2,70 per due sessioni alle 5:30 e alle 6:30 in una gara avvenuta sabato scorso. Questi sono evidentemente due video dedicati per gara 1 e per gara 2. In questo momento ci concentriamo sulla gara delle 5:30 che è gara 1, mentre andiamo a immetterci per la qualificazione sul circuito milanese, il quale vedete l'onboard, un circuito decisamente molto completo e tecnico, fondamentale a mio modo di vedere eseguire alla grande quest'ultima parte che stiamo vedendo, denominata Istanbul, per portare poi nell'ultima curva quanta più velocità possibile. Il format è quello dell'altra volta, quindi 8 minuti di qualificazione e 20 giri di gara per una pista che con i 2,70 si aggira intorno ai 47 secondi, ma quello che vediamo è il giro migliore della mia sessione di qualificazione, che parte con un ingresso in curva 1. Attenzione però al traffico, perché in questa prima competizione siamo in 11 piloti che tra wildcard melignanesi, che peraltro ringrazio per aver rimpolpato il gruppo e averci fatto ulteriormente divertire, e vecchie conoscenze del PDM Racing Team e dei vecchi video, vanno a rimpolpare un gruppo di 11 piloti, quindi attenzione alla posizione corretta in qualificazione. Prima parte eseguita direi discretamente, non ci sono particolari problemi di traffico. Attenzione qui però alla Istanbul, che abbiamo un pilota davanti che però non dovrebbe dare troppo fastidio. Sacrifichiamo la penultima curva per immetterci nella doppia destra che immette sul rettino di partenza ed arrivo. Proviamo a sfruttare anche la scia del pilota davanti per azzardare un tempo in qualificazione, e il tempo arriva: 47 secondi e 374 millesimi. Pole position per il tristo mietitore. Subito però l'emozione della pista. Start your engine. Piloti e dunque una tonnara al primo giro di Rozzano. Abbiamo perso la pole position in favore del Maia, che comunque è sempre un pilota che parte per vincere tutte le gare. Per chi non lo conoscesse, sappiate che il nostro amico Maia è un pilota che ha corso in Formula Sai in passato e che sui kart è sempre stato il nostro benchmark del PDM Racing Team, è uno dei fondatori, diciamo, di questo agglomerato di amici che si diverte a chiamarsi squadra e che comunque non aveva mai provato la pista di Rozzano. E dunque in gara 1 noi come tristo mietitore abbiamo delle chance per provare alla vittoria, ma ovviamente non è così semplice, siccome l'avversario è di altissimo livello. Abbiamo già visto una grandissima bagarre nel primissimo giro, peraltro fatte con le riprese in esterna, e sono cose veramente molto molto interessanti. Ci apprestiamo a chiudere intanto il secondo dei 20 giri in programma. Sarà una gara decisamente lunga per una pista che, appunto, come avete visto nel giro di qualificazione, si attesta intorno ai 47 secondi. Diciamo che sotto i 47 in questo momento, per quanto che è la mia tecnica, è abbastanza difficile andarci per quanto riguarda ovviamente la categoria 2,70. Comunque 47 basso è un buon passo, al netto che questa gara riserverà tantissime emozioni ed è per questo motivo che state vedendo la versione integrale. Nel terzo di 20 siamo ancora una volta in testa, mentre ovviamente non lo vedete dietro a centro gruppo tanti altri piloti si stanno veramente dando battaglia, tra Tia direttamente da Melegnano, Fede, Nappo, insomma tanti amici che sono venuti a darci una mano e a rimpinguare un gruppo decisamente folto. La gara evidentemente di testa si fa tra me e il Maia, che comunque non lo vedete dietro ma è attaccato alle terre
Berga nell'inizio del quarto giro dei 20 previsti. Tentiamo un ingresso in curva 1 molto pulito, evidentemente rispetto già alla volta scorsa si è visto un netto miglioramento anche nei tempi. Ecco, i 2.70 facevo una sorta di 47 alto, 48 nel peggiore dei casi, invece adesso abbiamo già un passo più stabile sul 47, però ovviamente anche il Maia, ex pilota Formula SAE, ovviamente sa il fatto suo e di conseguenza è attaccato alle terghe e copia evidentemente quello che è il mio passo. Qui affrontiamo la Istanbul con una minima indecisione, il Maia però è ancora dietro, non tenta l'attacco in una parte molto complicata, invece l'attacco arriva all'ultima curva, prova il Maia a portare più velocità in interno mentre io in esterno riesco con una maggiore velocità a tagliare il traguardo davanti al quarto di gara, poi provo a chiudere verso l'interno, il Maia deve alzare il piede perché era già interno in curva 1 ed è impossibile evidentemente passare. Prendendo quella curva dall'interno, attenzione all'incrocio possibile in curva 2, ma in questo caso siamo abbastanza salvi, però appunto non bisogna mai dare il Maia per morto e ovviamente sarebbe un fatale errore di sottovalutazione. Contro il rettilineo dei box, intanto ci apprestiamo ad affrontare la Istanbul con forse un giro leggermente largo in questo passaggio, ma comunque rimaniamo sempre in prima posizione. Cerchiamo sempre di sacrificare questa curva per poi stringere l'ultima curva in modo da portare quanta più velocità possibile nel rettilineo finale di partenza e arrivo. Si taglia il traguardo del sesto giro dei 20 previsti e siamo sempre in prima posizione. Curva 1 in una onboard che un po' per la mia tecnica di guida e un po' per il posizionamento della cam, che andrebbe sicuramente migliorato, punta leggermente verso il basso, ma fa capire comunque quanto è importante stringere al cordolo e essere concentrati in una gara che vede l'attacco da parte del Maia e appunto bisogna anche avere una concentrazione superiore al dovuto. Qui proviamo un incrocio delle linee che però entra e di conseguenza la Istanbul, entriamo nella parte tecnica in prima posizione al netto che appunto il Maia è sempre dietro di noi, qui però non è mai attaccato finora e quindi andiamo a chiudere anche l'ultima curva dove, attenzione però, lo vedete dall'onboard, c'è l'ombra minacciosa da parte del mio avversario che prova a fare la stessa manovra di poco fa, ma ovviamente in questo caso è una manovra deleteria. Settimo di 20, in curva 1 giriamo per primi, molto bene qui la cucitura al cordolo, è una gara che vede evidentemente questo andazzo, due piloti, ovvero il sottoscritto e il Maia, che provano intanto ad andarsene via, ma nel frattempo battagliano con continui scambi di posizione e traiettoria, come vedete, come in questo caso. Dall'altra poi c'è lotta per il podio e per le posizioni che valgono la top 5. Qui a Istanbul non ci si può stare, ma noi abbiamo l'interno e passiamo ancora una volta per primi in una gara che veramente non darà esclusione di colpi. Il Maia poi entra nell'ultima sezione della parte tecnica, una grandissima manovra che permette a Miki di passare in prima posizione e addirittura allunga, guardate la percorrenza in curva da parte del Maia che taglia il traguardo per primo al settimo di 20. Nell'ottavo allora a questo punto dobbiamo andare a ricucire lo svantaggio. È vero che averlo davanti potrebbe essere molto utile in modo da sfruttarlo come nave scuola e quindi imparare delle linee nuove che potrebbero ulteriormente abbassare il tempo e provare ad attaccare per quanto riguarda una vittoria. Vero, stiamo giocando comunque per un po' di importante, niente di ufficiale va detto, in ogni caso comunque battere il Maia è sempre una enorme soddisfazione. È già capitato a Riccione qualche mese fa, ma appunto a Rozzano in questa gara non abbiamo delle chance, ma appunto la curva di apprendimento del mio avversario è qualcosa di allucinante e infatti l'ottavo giro di 20 il Maia lo chiude in testa. Nono di 20, tagliamo il traguardo con comunque un ottimo tempo, siamo intorno al 47,5, 47 basso, mentre nel frattempo qui Emo, un altro dei ragazzi che insieme appunto a Drago Tia, Napo e Fuole ci ha dato una mano nel rimpinguare il gruppo, viene doppiato al nono di 20, non sfrutta però ovviamente il Maia questo piccolo vantaggio per allungare, nemmeno noi in verità, e di conseguenza di fatto è pari e patta, si va al controrettilineo in seconda posizione. Proviamo ad attentare alla Istanbul una traiettoria diversa dal Maia che ci permette infatti di riavvicinare, attenzione infatti contatto, un minimo di attenzione qui il Maia probabilmente poteva mettercela, forse non si aspettava che in questa parte io gli recuperassi veramente un'eternità, ma appunto in questo momento è lotta senza esclusione di colpi, sarà importante
sfruttare ogni singolo errore dell'avversario per provare a tentare una vittoria, mentre arriva un possibile attacco in curva 1. Doppio contatto, forse vado leggermente largo in curva 1. Il Maia fa una grande traiettoria, di fatto a metà corsa, per difendere la prima posizione. Qui proviamo a sacrificare curva 2 per portare molta più velocità in curva 3, ma siamo forse troppo lontani. Proviamo a sfruttare anche allora il DRS umano. La mia testa sta girando in tutte le direzioni possibili, ero veramente una furia nel provare a recuperare la prima posizione in una gara che al momento sta varcando il giro di boa, e abbiamo fatto sostanzialmente tutti i giri in testa divisi per metà nella prima parte di gara. Io fino al decimo giro, al momento il Maia che taglia il traguardo appunto al giro di boa della competizione, undicesimo giro di 20 in prima posizione. Proviamo a mettere più percorrenza in curva per provare a recuperare uno svantaggio che però sembra consistente, ma abbiamo un riferimento davanti. Il Maia non se n'è andato via, noi abbiamo fatto un buon passo evidentemente, e di conseguenza è importante continuare su questo ritmo. Certo, fare 20 giri in questo modo e spingere come se non ci fosse un domani, alla lunga si potrebbe anche pagare, ma la prima posizione è lì, la prima posizione è veramente qualcosa di goloso, soprattutto se c'è una gara molto bella e tiratissima come questa al Biccardi Rozzano. Qui intanto entriamo all'ultima curva con il Maia che ha allargato forse un po' troppo la traiettoria, non si vede dietro, e quindi tagliamo il giro numero 11 in prima posizione. Entriamo al dodicesimo, dopo tre giri di studio abbiamo attentato nel nostro punto favorevole per eccellenza, ovvero l'ultima curva che ha già regalato gioia in un video precedente. Lo facciamo anche qui con il Maia che però prova a entrare, forse leggero contatto in curva 2. Attenzione perché siamo ruota a ruota in curva 3, teniamo l'interno, si gira per primi. Mamma mia ragazzi, una gara clamorosa che vede continui scambi di posizione qua davanti, e quindi l'attenzione ovviamente si sposta in testa al gruppo, mentre dietro succede il finimondo. Ma alla Istanbul attenzione perché allarghiamo forse un po' troppo, infatti il Maia entra, ma teniamo l'interno in qualche maniera. Anche l'ultima curva è superata, non si sa bene come, e andiamo ancora una volta in prima posizione al tredicesimo giro di 20 che inizia in questo momento. Appunto, è vero sì che bisogna, importante ovviamente, sfruttare gli errori dell'avversario, ma è altrettanto vero che ogni minimo errore, ogni minima distrazione, anche un leggero lungo con un avversario di questo calibro, lo si paga, e quindi bisogna tenere la concentrazione al massimo fino alla checkered flag, fino alla bandiera a scacchi del ventesimo giro. Ma qui al ventesimo giro ce ne passa, e il Maia intanto passa, a proposito, sempre prima della Istanbul, che però qui non fa benissimo, e infatti il distacco non è così elevato quando appunto siamo vicini a 6 giri dalla conclusione. Qui proviamo a entrare, probabilmente forzando un pochino, e potrebbe essere già un segno di nervosismo. Il Maia allunga su un errore abbastanza importante, va detto, in ultima curva ho caricato forse troppo il gordolo, e di conseguenza il Maia, che ha percorso più pulito quella sezione, ha aumentato il proprio vantaggio. Ma mancano 7 giri alla fine, con il 14esimo giro di 20 in corso. Proviamo a sfruttare la nostra capacità di appunto tecnica di guida, almeno per quanto riguarda le parti scorrevoli, per riavvicinarsi al Maia, che però al momento mantiene invariato il proprio vantaggio. Infatti la sagoma del mio avversario è più che, diciamo, distinguibile, ma non è così tanto vicina. Serviranno dei giri da panico nell'ultimo terzo di competizione per provare ad agguantare un risultato che sarebbe clamoroso, ma intanto, male che vada, saremo in grado di portare un podio a casa. Mentre mancano 5 giri alla fine, 15esimo dei 20 previsti, il Maia gira sempre per primo in curva 1, però non è così tanto pulito, e allora forse proviamo a riavvicinarsi in qualche maniera. Curva 2, noi tendenzialmente la sacrifichiamo per poi portare più velocità in curva 3, ma qui forse sono andato un po' troppo lungo nella speranza di recuperare un qualcosa che probabilmente è stato un azzardo. In qualche modo azzardo un DRS umano per arrivare a recuperare quanto più terreno possibile alla Istanbul, però intanto il Maia ha sbagliato e noi in qualche modo riusciamo a essere dei cannibali. Attenzione, con un'uscita di strada all'ultima curva il Maia ha provato la manovra che ha tentato qualche giro fa, siamo finiti letteralmente per le terre.
tutto regolare secondo la direzione corse e di conseguenza siamo in prima posizione. Non si sa bene come in realtà, perché abbiamo provato un attacco alla Istanbul. Il Maia ha comunque tenuto giù il piede e qui continuiamo con lo scambio di posizioni, con le incroci di traiettorie. Una gara letteralmente al cardiopalma si sta consumando al Bicard di Rozzano, contro rettilineo, imboccato in testa, ma il Maia è sempre dietro e ogni curva, anche la Istanbul, che era il mio fortino fino a qualche gara fa, potrebbe essere territorio di attacchi favorevoli al mio avversario. Infatti dovremmo chiudere qualunque tipo di traiettoria, qualunque tipo di porta, e in questo momento sembriamo riuscirci. Siamo in prossimità del 17° giro dei 20 previsti, con peraltro un passo che si aggira sul 47 basso. Il giro veloce della competizione per quanto mi riguarda sarà 47.1, che rispetto a due mesi fa è mezzo secondo meglio, che comunque su 2.70 è tanta roba. Intanto qui proviamo a cucire curva 2, perché ricordo sempre che il Maia è attaccato alle Terga e di fatto mi sta studiando per trovare un punto a lui favorevole per attaccare. 18° giro di 20 che sta per arrivare, ma intanto prima del traguardo c'è la Istanbul. Andiamo un po' troppo larghi, recuperiamo la corda nella prima sezione della parte guidata, teniamo in qualche modo nelle ultime tre curve, sempre sacrificando la penultima per portare più velocità nella ultima destra che mette sul traguardo. Terz'ultimo giro che sta per cominciare in questo momento. 18 di 20 sono in corso a Rozzano, sono sempre in testa, mentre arriva l'ennesimo doppiaggio della competizione. Stavolta lo imbocco io in testa, vediamo dove si posiziona il pilota che sta per essere doppiato. Giustamente si fa da parte e quindi né a me né al Maia darà così tanto fastidio. Siamo al contro rettilineo, non si vede ancora la sagoma del Maia, siamo a meno di due giri dal termine. Entriamo nella parte Istanbul, quella che è sempre stato il mio punto di forza, con però qui un ingresso non pulitissimo, va detto. Recuperiamo in qualche modo nella penultima curva. Siamo in prossimità del taglio del traguardo del 19° di 20 giri previsti. Siamo sempre in testa, è un po' lo stesso copione che è capitato nei primi tre giri, quando poi a un certo punto il Maia ha rotto gli indugi e mi ha attaccato. Penultimo giro in corso, giriamo per primi in curva 1. Il Maia non si vede, di conseguenza possiamo impostare con una traiettoria ideale. Curva 2, attenzione ai possibili attacchi, forse un errore qui. Il Maia è ancora dietro però. Curva 3, non impostata benissimo, qui il mio avversario sicuramente potrebbe recuperare, perché non l'ho impostata come i giri precedenti e quindi sul conto rettilineo alla Istanbul potrei perdere molta più velocità. Prima parte della parte guidata fatta discretamente bene, nel modo di vedere. Andiamo forse però un po' troppo larghi in curva 2 della Istanbul. Il Maia però non si vede ancora. 19° giro completato, siamo oramai in prossimità dell'ultimo giro, vedete anche dal cartello. Last lap al Bicard di Rozzano, siamo sempre in curva 1, girata bene. Curva 2 la dobbiamo impostare esattamente come abbiamo fatto le tornate precedenti, per chiudere qualsiasi porta al mio avversario, che nel frattempo però è sempre dietro e non ha mai azzardato un attacco. Attenzione, perché la scaltrezza del Maia potrebbe farsi avanti nelle ultime curve dell'ultimo giro. Il conto rettilineo lo imbucchiamo ancora in testa. La Istanbul è la mia parte di forza. Prima parte fatta bene, seconda parte fatta forse in modo un po' troppo approssimativo. Dobbiamo chiudere per recuperare l'ultima curva. Andiamo a impostarla in qualche modo. Non c'è nessuno davanti, non c'è nessuno dietro. Stop the count! Si vince anche con 2.70 al Bicard di Rozzano. Un grande applauso al Maia, che è stato un grandissimo avversario. Una gara clamorosa, fatta di colpi di scena e scambi di posizione. È stato veramente bello commentarla. E peraltro, tra una settimana ci sarà il commento di gara 2. Il saluto da parte di Meteo Torgard. Ci sentiamo al prossimo video.